What is this dream I see? Why does it seem so real to me? What if this dream turns out to be more than a dream? Polverina, polverina, polverina magica. Come, little dream, and play. Don't be afraid, don't fade away. Quick, little dream, before you're gone, let's get it on. You... Oh! Ti ho visto, eh? Oh, beh, ecco, così non è possibile. O sono un artista o una squalida drag queen che recita con le piume di struzzo per fargli beccare le risate. Arriviamo alla fine. Da me pretendi sempre tanto. Devo capire ogni sfumatura di una canzone, devo fare un'esibizione smagliante, ma gli altri basta che arrivino alla fine, insomma, mastica la gomma. Perché mi aiuta a pensare. Dolcezza, risparmia le mascelle. Riprendiamo dal ponte, ma nemmeno una parola, eh? Vale per tutti. Papà, ti devo parlare. Shh, siediti. È importante. Sì, ci sta provando. Tell me my dream, are you a dreamer? Cosa c'è? Puoi venire di sopra? No, 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 devo fare questa cosa, ti prego, non adesso. Quando ho finito ne parliamo, d'accordo? Armand, hai visto cosa ho fatto? Ciao, Valli, tesoro. Che cosa ha fatto? Ha fatto un palloncino con la gomma, mentre stavo cantando. E non può farlo mentre sto cantando! Celsius, questo forse è uno spettacolo di travestiti, ma deve essere comunque un buono spettacolo. Se è possibile, un ottimo spettacolo. Sì, solo perché hai 22 anni e sei superdotato. Ci penso io, Albert. Bene, sei tu il regista. Grazie. Questo è un numero complesso, pieno di temi mitici. La donna che sta cantando ti ha inventato. Tu sei la sua fantasia e a un tratto tu, la sua fantasia, vedi lei, la tua inventrice, e lei diventa la tua fantasia. Non ci arrivo, credo. Raddoppia la gomma. Albert? Sì, ho capito. Grazie, lo so. Celsius, devi sviscerare la cosa, ma cominciamo con la premessa che quando vedi questa incantevole, ardente creatura, lei trascende il tuo desiderio di masticare, lei ti elettrizza. Qualcosa si agita nel tuo bacino e si fa strada fino al tuo cuore, dove diventa cuore, asterisco, bacino. Chiaro? Papà, arrivo. E io che cosa faccio? Me ne sto in piedi come un oggetto? No! Devi essere l'apoteosi eclettica del ballo, devi fare fosse, devi fare Martha Graham, tu hai la tar, Michael Kidd, oh madonna, ma ti tieni tutto dentro. Coraggio, lavorate su questo, io torno subito. Viene una meraviglia, eh? Allora? Arriva Barbara con i suoi genitori. Quando? Domani, saranno qui domani. Ma c'è un sacco di tempo, è per questo che mi hai interrotto. No, c'è di più, ti prego, sali, c'è molto di più.